Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi guarderemo insieme la presentazione della nuova Alfa Romeo C41 che correrà nella stagione di Formula 1 di quest'anno. Non sto guardando la diretta, purtroppo non ero a casa, quindi non sono riuscito a guardarlo precisamente alle 12, ma non mi sono spoilerato nulla e la guarderemo insieme adesso e commenterò un po' la macchina e vediamo, non ho idea di che macchina sia uscita, quindi vi lascio al video, scaldate i motori e buona visione. Allora, andiamo subito alla macchina, va? Vediamo un po'. Here you are, C41. Arriva la C41 in its full glory. Vediamo un po'. È negativo di quella dell'anno scorso. Bella. A parte, vabbè, il muso che è sempre bianco, ogni bella ci sta. C'è anche sì, c'è Kimi, c'è Giovi. It's a great pleasure to welcome to the stage. Eccoli. Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi and Robert Kubica. Ladies and gentlemen, I think there are not so many proper adjectives to describe the beauty Kimi fa sempre of the ridere, car. Scusate, ma Kimi mi fa morire tutte le volte. Ladies and gentlemen, we serio, are happy impassibile. To have these guys together with us, and obviously we want to know what they think about the new car, what they think about this season. Kimi, vai, Kimi, the per question primo. For you. Sentiamo cosa da dire. It's C41 ahead of us, and in the middle of March. You have first sentiamo i piloti, poi andiamo ad analizzare un po' la macchina, vediamo cosa hanno cambiato di preciso, andiamo a confrontarla poi. Obviously, first of all, it's nice to always see the new car, and but yeah, we are very in area of unknown yet. There's some rule changes and how is that gonna impact everybody and where we're gonna be. Hopefully, we come are sempre. Better off than we were last year, and you know we'll get some idea in testing in a couple of weeks time, and in one month's time in the first race we really know where we are, but yeah, we'll do our best wherever we end up to be. Antonio, so this is your office for 2021 in Formula 1. Allora, they say that if the car is beautiful, it's also fast. So what do you think about this one? Is it beautiful? Yeah, of course, you know, every season when you see for the first time the car, you're really exciting. And but yeah, this year look the most beautiful one. Sì, devo dire che è veramente bella, cioè mi piace come l'hanno fatta. Also is faster one and muso sottile. Yeah, just hanno fatto il muso sottile for the first test. Sì, when, sì. Almeno penso sia più sottile di quella dell'anno scorso. And, non è rimasta sulla linea Ferrari, quindi away, muso can, largo. We can have a great achievement for the season. Bella la livrea. Molto bella. We are extremely happy to have Robert together with sì, us. Robert, mi sembra più sottile, però non è a livello ovviamente di Mercedes, Renault, McLaren, che hanno fatto, sì, hanno seguito la linea dell'anno scorso, grosso modo. Partner Pecan Orlen. So yeah, thanks allora, to them. Adesso... I think it's not only for me, but for all Polish fans. A special day. Regarding my Antonio, okay. So only allora, 3 days of pre-winter testing, this year. How does perfetto. Follow really closely this year? Ok, andiamo a vedere da vicino la macchina. Allora,
Beh, rispetto all'anno scorso ve l'ho detto, la livrea è invertita praticamente, era sopra rossa e sotto bianca, adesso è esattamente il contrario, quindi il logo in rosso su sfondo bianco. Poi abbiamo, vediamo un po', il muso sottile, sembrerebbe più sottile di quello dell'anno scorso. Vediamo un po' se noto qualcos'altro. Allora, ladies and gentlemen, Alfa Romeo Racing Orlen Team, all ready for 2021. Allora, vediamo un po'. Beh, è decisamente molto diverso. Non è stato come McLaren che ha fatto un'auto praticamente identica. Qui abbiamo un cambiamento abbastanza evidente. Allora, poi è cambiato anche la terminazione della parte, la parte sopra il motore, perché è cambiata proprio la linea totalmente. Oltre anche, cosa? Hanno invertito anche l'ala anteriore come colori, ok. No, devo dire che ci sta, devo dire che mi piace. Speriamo davvero che quest'anno l'Alfa possa andare un po' meglio, beh, rispetto all'anno scorso che ha fatto dei risultati buoni, però non si è ancora classificata all'interno del midfield della Formula 1, quindi quelle scuderie a metà classifica. Ecco, sarebbe bello poterla vedere un po' avanti, spesso in top 10, zona punti. Sarebbe bello un'altra scuderia italiana, oltre all'Alfa Tauri che l'anno scorso ci ha dato soddisfazioni con la vittoria a Monza, grazie a Gasly. Sarebbe bello poter vedere anche Giovi sull'Alfa Romeo fare dei risultati simili, magari anche, non dico vittoria, perché ci sono scuderie che hanno macchine molto performanti. Non so come sia l'Alfa, la C41, lo vedremo ai test a Barcellona, però sicuramente ci sono scuderie molto forti che possono, che devono anche competere per vincere sempre, mentre l'Alfa potrebbe andare bene, potrebbe fare dei gran bei risultati se l'auto lo permette. Lo vedremo ai test, vedremo un po' come se la cava in pista, però a parte quello, per quello che possiamo vedere oggi, devo dire che è molto bella, mi piace, hanno fatto un bel lavoro, hanno invertito la livrea, devo dire che secondo me è una scelta abbastanza azzeccata, mi piace, devo dire, il logo rosso su sfondo bianco rispetto al contrario dell'anno scorso, mi sembra più evidente il logo, quindi mi ritengo soddisfatto, dai, non so, ditemi voi nei commenti come avete trovato quest'auto, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, e noi ci vediamo per la prossima presentazione della prossima scuderia, vi saluto. We'll be right back.